Open Radio. Scoprite Milano con Open Radio. Io e mia moglie abbiamo scoperto in una esposizione di Sotheby's a Londra, dove prima dell'asta hanno messo queste centinaia di lotti alla vendita. E da lì, vedendo una sua tela, è nato questo interesse, questa passione. Certo. Dopodiché nel tempo è stato difficile riuscire ad ottenere una mostra sua in Italia, infatti è la prima che fa. È stato un continuo scambiarsi email e tutto, per poi arrivare a questo progetto che parte dal 30 di novembre, e con questa mostra che si chiama Force of Nature. Infatti l'artista, Katrin Friedrichs, prende spunto dalla sua terra che è l'Islanda, fa della geopolitica, diciamo, quindi delle riserve idriche, degli sprechi, del diciamo non rispettare l'ambiente, lo trasmette sulle tele. Vari titoli dei quadri possiamo trovare questo indice, nonostante siano astratti, il suo modo di comunicare è proprio quello: natura, tela, mondo, guerre. Si vede molto l'energia di questi spunti. L'Islanda è quello di ghiacciai, geyser, cioè tutto. Loro per esempio hanno tantissima acqua e magari in altri posti serve, quindi questo sbilancio che la terra crea. Quest'artista vuole proprio, il suo concetto è proprio quello di trasmettere questa idea. Questo rigorismo, nonostante sia astratto nel produrre sulla tela, questi bianchi, questa superficie argento, queste esplosioni. Quindi questo è un po' il concetto. C'è qualche quadro particolare? Allora, diciamo che il quadro dove possiamo esprimere, diciamo, un giudizio più, diciamo, profondo è questo qui. Diciamo che ci prospetta nel futuro, perché, diciamo, questo qui si chiama Eliosfere, no? Ed è un quadro dove l'artista non ci fa capire solo, diciamo, le energie e le riserve che abbiamo sul pianeta, ma anche quello che c'è nello spazio. Quindi questo qui è un quadro, diciamo, dell'ultima produzione dell'artista, che va ancora più, si sviluppa ancora di più. Quindi non è più quello che succede nella Terra, ma è quello che succede anche nello spazio. È un pianeta che magari non conosciamo ancora, che ci può dare tante cose. E questo tra l'altro è stato pubblicato dalla Lettura, che è un inserto del Corriere della Sera. Ciao. E diciamo che la nostra galleria tratta di solito artisti storicizzati, quindi artisti che non sono più in vita, che fanno parte della storia dell'arte, dai primi del Novecento fino al dopoguerra. In questo caso è il primo artista contemporaneo, quindi in vita, con cui la galleria collabora. Quindi una nuova comunicazione, una nuova clientela più giovane, un grosso salto in avanti. Tanto per capire, su che ordine di grandezza vanno i costi di questi? Diciamo che si parte dalle opere più piccole sui 3.000 euro, fino ad arrivare all'opera più grande sui 25.000 euro. L'artista vuole che si presentino così. E da quanto tempo è che è in corso questa mostra? Dal 30 di novembre, finirà verso fine febbraio. L'abbiamo prolungato, doveva finire il 31 gennaio, finirà il 24 febbraio. Proprio per questa affluenza che abbiamo avuto costante e soprattutto un grosso riscontro da parte della stampa. Avete venduto molto? Abbiamo fatto un buon lavoro, insomma. Vendere molto in questo momento in Italia è difficile, però siamo contenti. Se qualche ascoltatore vorrebbe venire, noi siamo aperti dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13, dalle 14 alle 18, e sarà un piacere spiegargli la mostra come ho fatto con voi. Chiaramente deve prendere appuntamento telefonico, perché al di fuori non è facile raggiungere. La location è stata studiata apposta per, diciamo che le gallerie in questo momento non sono più, diciamo, la vetrina su strada, ma vanno sempre di più verso la location appartamento più che cortile. Un altro quadro ci voglia presentare? Vi posso presentare, adesso prendo il catalogo, un'altra opera molto interessante, con un altro supporto, quindi non siamo più su tela, certo, ma siamo su una carta. E con cornice? Carta di alluminio applicata sulla miera, con cornice fatta dall'artista e vetro museale. Questa si chiama Reflected Space ed è una serie che fa lei nel 2014. Questa col fondo nero è la più particolare, dove diciamo che l'artista con questo tipo di supporto riesce a dare lo stesso una materia, nonostante sia un supporto di carta. Quindi lei, con questa applicazione che gli mette dietro di alluminio, riesce comunque a dare profondità. Se posso aggiungere qualcosa su tutte queste opere, quindi per non parlare singolarmente di un'opera per volta, posso dirvi che, visto che le opere sono qua dal 30 di novembre, la cosa che veramente traspare di giorno in giorno, che ogni quadro che guardo suo, di Katrin, diciamo che ogni giorno c'è un aspetto che mi colpisce, una lettura che vedo dentro. Se uno li guarda di primo impatto, trasmette l'energia, ma
non si legge, diciamo, la calligrafia mentale dell'artista. Invece giorno dopo giorno, quando uno rivede i quadri, diciamo, che riesce a trovare, a scovare dei passaggi, dei linguaggi che sono veramente interessanti. In particolare questo quadro qua, si vede qui in alto, i giorni non mi sono accorto, cioè dopo che guardavo ho definito questo un oco, un cigno. Quest'artista ha altri tipi di produzione o solo questo? Adesso ha degli altri progetti dove, diciamo, che col materiale con cui fa le tele, il materiale di scarto, perché comunque lei buttando il colore sulla tela ha sempre un po' di scarto, da questo scarto, quindi da questo acrilico, già sul catalogo citato, ricava delle sculture. Sta sperimentando la scultura, sarà il suo nuovo progetto. Anche qua, per esempio, può essere un'ape, una vespa o un insetto appeso su questa cosa. Ecco, per esempio, questi due quadri qua, questo, quello più piccolo che c'è qui dietro, è, diciamo, una delle prime volte dove comunque, oltre all'astratto, gli applica nella tela un effetto geometrico. Questo può essere un insetto appeso su questa. Questi due sono in bianco e nero. Si vede l'evoluzione dell'artista. Si vede anche quello sopra il tavolo più piccolino, che è bellino. È un artista che banalmente, magari guardandola così a freddo, uno può dire ma insomma è un astratto abbastanza semplice, ma in realtà ha dei contenuti culturali, mentali, insomma, veramente da approfondire. We'll